trovato all'inizio di questo percorso. Oggi faremo una lezione proprio di introduzione alla mindfulness. Questo è un attrezzo che è l'unico che ti può servire, che è lo zafu o il cuscino da meditazione. Può servire anche qualsiasi altro cuscino purché tu stia seduto comodo. L'importante è mettersi in una postura che puoi mantenere sufficientemente a lungo. Nel caso che la posizione divenisse scomoda, semplicemente cambia la tua posizione e mettiti comunque in una situazione comoda per te, quindi o con le gambe piegate o con le gambe incrociate o semidistese in avanti. Trova la tua posizione. L'importante è stare caldi, quindi magari se hai bisogno un paio di calzettoni o eventualmente anche una coperta sopra le tue spalle. E cerca di rilassarti. Se non puoi fare questa pratica in un giardino o in una situazione bella all'aperto, trova un angolo della tua casa e semplicemente osserva un bellissimo paesaggio dietro di te. Immaginalo, oppure semplicemente metti un bel video davanti in modo da poter immaginare di essere immerso lì. E ora ascolta la tua posizione, ascolta semplicemente la tua schiena allungata, ma non rigida. La vetta, la cima della testa, è come la cima di una montagna, mentre la tua base d'appoggio è l'appoggio della montagna sulla terra. Immagina il tuo corpo come una montagna e socchiudi i tuoi occhi, oppure chiudili. Se sei abituato a stare qualche istante anche con gli occhi chiusi, è più semplice immaginare. Altrimenti guarda il video e poi allenati pian piano a interiorizzare lo sguardo. Lascia le tue braccia morbide e rilassate, le tue spalle aperte, ma rilassate anche loro senza tensioni. E inizia ad ascoltare il tuo respiro, l'aria che entra dal naso e l'aria che esce dal naso. In questo movimento costante che semplicemente vuoi osservare senza voler cambiare. Non cercare di forzare il respiro, osservalo così com'è. L'aria che entra e l'aria che esce. Senti se questo movimento crea movimento anche in altre parti del tuo corpo, come ad esempio nel bacino, che oscilla un po' avanti e indietro e fa sì che micro movimenti avvengano anche nel resto del tuo corpo, in tutta la colonna vertebrale, che si muove come un'onda che riceve l'impulso al movimento dal basso e lo propaga verso l'alto, mentre tutte le altre articolazioni hanno qualche micro movimento sempre presente. Ascolta anche il tuo appoggio solido e stabile sul tuo cuscino, sulla terra. E ascolta altre sensazioni fisiche con i tuoi sensi, come il contatto della tua pelle con l'aria e coi vestiti, come i suoni che percepisci vicini e anche quelli più lontani. Cogli tutti i piccoli suoni che senti, anche quelli a cui di solito non fai caso. Accogli gli odori che senti col tuo olfatto e osserva eventuali sapori che percepisci nella tua bocca. Ascolta con tutti i tuoi sensi ogni sensazione, anche quelle più sottili e profonde, eventuali movimenti interni
oltre al respiro. Ad esempio, il battito del tuo cuore. Se non lo senti, non ti preoccupare, ascolta e osserva solo ciò che senti. E ora immagina di osservare con l'occhio della tua mente il tuo corpo e tutto l'ambiente che ti circonda qui, ora, in questo momento. Osserva questa stanza, il paesaggio in cui sei immerso, i colori e tutto ciò che riesci ad osservare con l'occhio della tua mente. Se non ti vengono immagini precise, non preoccuparti, osserva solo quello che cogli. Senza sforzo, piano piano, anche la capacità di visualizzare e riprodurre immagini con la mente si allena. Osserva anche il tuo stesso corpo, come se lo guardassi con un occhio esterno. Osserva la sua postura. Guarda se è bella, aperta, se ti dà l'idea di serenità. E osserva anche il tuo viso, la sua postura, la sua forma. E cerca pian piano di osservarne un sorriso, di vedere il tuo viso sorridente, disteso, quel sorriso che denota uno stato di tranquillità profondo e globale, che è un sorriso intero del tuo essere nella sua globalità. La postura aperta e il sorriso del viso aiutano ad allenare in noi le emozioni corrispondenti di serenità e gioia. Con l'occhio della tua mente entra nell'ascolto di quel corpo che hai osservato, continuando ad osservarlo da dentro, osservandone la postura fiera, ma nello stesso tempo morbida e flessibile, il sorriso, l'atteggiamento sereno e tutte le altre sensazioni percettive a cui ti sei connesso prima. Osserva dunque con tutti i tuoi sensi quello spazio interiore qui e ora, quello spazio in cui puoi entrare ogni volta che vuoi, perché è sempre presente dentro di te, quello spazio dove è silenzio, serenità, calma e dove pian piano percepisci sempre più la connessione con tutto il creato e con ogni forma di vita. Senti ora se il tuo respiro si è allargato un po' o se è cambiato qualcosa nella percezione del tuo corpo, della postura, delle percezioni. Osserva anche ogni sfumatura di cambiamento e ogni volta che la tua mente
tende ad andare da qualche altra parte con gentilezza e senza sforzo, riportala qui. Continua a percepire il tuo essere e osserva lo spazio sopra la tua testa. Osserva quell'area che corrisponde alla tua mente, quell'area intorno alla testa che è strettamente connessa al tuo cervello e che nello yoga è detto il corpo mentale. Quello spazio dove si formano i pensieri e dove i pensieri vanno e vengono, dove si formano anche le connessioni con le emozioni, coi sentimenti, con gli stati umorali, tutta quella parte connessa alle funzioni cognitive. Osserva semplicemente che cosa vedi all'interno di quello spazio. Se vedi dei pensieri, osservali senza giudizio. Continua ad osservare i tuoi pensieri. E se non ne vedi, semplicemente osserva quello spazio come se fosse un cielo terso, azzurro, pulito. Se invece c'è qualche pensiero, immagina di avvolgerlo all'interno di una soffice nuvoletta bianca. Osserva quella nuvoletta finché c'è. E se svanisce, immagina che fluttui via, passando attraverso il cielo della tua mente. Ora piano piano lascia andare l'immagine di quello spazio nella tua mente e ritorna solo all'ascolto percettivo dei tuoi sensi fisici. Qui, ora, in questo momento, preparandoti alla fase del risveglio. In questa fase torna ad ascoltare soprattutto la forma del tuo corpo, l'appoggio sulla tua superficie d'appoggio, la postura, le sensazioni dei tuoi muscoli e delle tue articolazioni, il contatto con la pelle, con l'aria o coi vestiti, e preparati a risvegliare il tuo corpo all'esterno, facendo due inspirazioni dal naso ed espirazioni dalla bocca. Ti prepari meglio a riaprirti e piano piano sbatti un po' le tue palpebre, non aprire gli occhi all'improvviso, sciogli un po' le tue articolazioni e magari lascia uscire qualche sbadiglio. Ho qualche sospiro e vatti a stiracchiare un po', come i gatti quando si stirano. Goditi questo allungamento sentito e profondo e vai a sciogliere, se non l'hai già fatto prima, ricordando che ogni momento in cui ne senti il bisogno lo puoi fare, la posizione delle tue gambe, dei tuoi piedi.
Se senti tensione da qualche parte del corpo, significa che hai bisogno di modulare la tua posizione. Quindi magari la prossima volta cambiala alcune volte o trova una posizione più confortevole, eventualmente anche su uno sgabello o su una piccola sedia. L'importante è che i piedi siano appoggiati bene alla terra. Mentre ti prepari a riaprirti in questa meravigliosa giornata di luce, ringrazia soprattutto il tuo essere, te stesso, il tuo corpo e la tua mente per aver dedicato questo tempo all'ascolto di quello spazio profondo, quello spazio di cui spesso ci si dimentica, ma che ci aiuta moltissimo a fluire molto meglio nel ritmo e col ritmo della vita. Namaste.